Flavio Gismondi, ci siamo visti qualche tempo fa fuori dai teatri, ma avevi detto che avevi un po' questa voglia di scappare, di fare cose come Jack Kelly, il protagonista di Newsies. Esattamente, sì, perché la cosa che abbiamo in comune io e Jack, in particolar modo come personaggio e attore, è proprio questa, quella voglia di voler cambiare qualcosa proprio della propria vita, non solo del mondo in generale. Jack sogna in piccolo, è un ragazzo semplice, quindi sogna in piccolo, e qualcosa proprio della propria vita, di volersi in qualche modo essere felice, essere contento, aiutare anche gli altri, perché lui parte da questo presupposto, aiutare l'altro, perché ha sempre fatto così, si è preso cura come un fratello maggiore di tanti altri ragazzi che non avevano casa, non avevano famiglia, e è così, in questo mi ci ritrovo, devo essere sincero, un po' mi prendo cura, abbiamo dei ragazzi che sono giovanissimi, io tra tutti forse sono quello per più grande, per la prima volta forse sono quello un pochettino più grande, e ho un senso un po' di, come dire, di protezione anche, cioè, perché è questo lo spettacolo alla fine. Uno spettacolo che è energia, forza, gioventù ed emozione, ma non è il classico Disney che conosciamo. Che cosa ritrovi della Disney qui dentro e cosa non c'è? La cosa che ritrovo della Disney qui dentro è la forza della musica, la musica della Disney, che è sempre stato... gli autori, insomma. Gli autori sono loro, sono Alan Menken per quanto riguarda le musiche, Jack Feldman per quanto riguarda il libretto, e quella magia c'è sempre, è una roba indescrivibile ed è un'emozione cantarle, soprattutto. Poi cosa non c'è della Disney? Della Disney... Non ci sono principesse, non ci sono re. Esatto. Non ci sono principesse questa volta. Non ci siamo noi, c'è la gente. Ma ci siamo noi, siamo un gruppo di ragazzi, di principi, siamo tutti principi in questo spettacolo, indipendentemente dalla storia, di come si evolve, tutti servono a tutto, perché tutti fanno tutto, la coralità in questo spettacolo è una cosa estremamente importante, e non essendo il primo spettacolo corale che faccio, in cui è importante... insomma, riportarlo e riviverlo, e questa volta siamo di più, con uno spettacolo della Disney, con queste musiche, è assicurato, è qualità assicurata. Ultima domanda, perché c'è la coda. Avete lavorato tanto, perché c'è stato un provino, poi c'è stato un workshop. Come state portando avanti il progetto? Il progetto è stato così. Abbiamo fatto dei provini l'anno scorso, intorno a marzo, credo. Abbiamo fatto a luglio, tra le altre cose, il 20 luglio, il workshop a Milano, e dopodiché abbiamo aspettato l'attesa, la famosa attesa, questo processo di attesa, però poi ce la siamo assolutamente, abbiamo avuto la conferma che lo spettacolo si sarebbe fatto. Adesso abbiamo, diciamo, revisionato un pochettino tutto quanto, ci hanno mandato materiale, tutto da ripoter studiare, da risistemare, anche perché tante cose comunque dal workshop magari le abbiamo sistemate, cambiate, anche perché i workshop a questo servono, a capire le cose che funzionano e non funzionano, e da ottobre, se non sbaglio, riprendiamo proprio le prove e finalmente poi il debutto con scenografie e tutto. Tu hai avuto l'onore di essere anche là in America, sei stato invitato con gli autori. Sì, sono stato invitato dalla Disney, sono stato invitato alla premiere di Newsies a Philadelphia, ed è, oddio, un'emozione... Ho la pelle d'oca anch'io, mia, è stata un'emozione incredibile, perché mi hanno veramente permesso di fare, di vivere un sogno, per quanto mi riguarda, è unico. Era una cosa che volevo, era una cosa che realmente volevo, e sono stato contento di aver conosciuto Alan Menken, di aver conosciuto Jack Feldman, di aver parlato con loro di questo spettacolo, e quando ti ricapita, nel senso, invece ci auguriamo che questa cosa ricapiti il prima possibile. E insomma, è stata un'emozione indescrivibile, anche perché lo spettacolo io dal vivo non l'ho mai visto, avevo visto una pseudo registrazione, però è stata un'emozione, una botta di energia, un'emozione pazzesca. E noi siamo contentissimi per Flavio Gismondi, che seguo da tanto tempo e adesso è protagonista qui. Grazie, ciao. Grazie, grazie mille, grazie a tutti.